Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai credo che abbiate capito di cosa si tratta, il titolo è molto chiaro, l'intro anche. E quindi oggi, che è 4 marzo, oggi è proprio il 4 marzo, voglio fare questo video che è a tema molto attuale, visto che oggi si vota nella realtà, però ho voluto pensare una cosa, ho pensato, ma se il Presidente della Repubblica nominasse questo governo e questo governo fosse un governo che si chiama Juventus, cioè se praticamente tutti coloro che fanno parte del mondo della Juventus fossero i futuri, appunto, ministri, quelli che andranno a formare il Consiglio dei Ministri, presieduto da un presidente del Consiglio dei Ministri, come sarebbe? Allora mi sono chiesto una cosa molto semplice, mi sono preso una lista di tutti i ministeri dell'ultimo governo, quello Gentiloni, visto che comunque più o meno i ministeri sono sempre gli stessi, però che cambiano un po' con delle sfumature particolari in base anche al tempo storico e alle esigenze, mi sono chiesto a quale personaggio, quale giocatore o personaggio in generale della Juventus associerei appunto uno di questi ministeri e anche ovviamente vi dico il perché. Vi mando la sigla e poi iniziamo con questa lista. Allora, innanzitutto, come sapete, sono diversi tipi di ministeri, sono tantissimi, anzi gli ultimi sono veramente tanti, ce li ho qua sotto. Ci sono i ministeri senza portafogli, in cui ci sono appunto i ministri, quelli poveri, scusate la battuta, cioè non è, è un po' una taglia. E ci sono i ministeri, quelli più importanti, quelli appunto ovviamente col portafoglio, cioè se uno è senza, dati ce li hanno, vabbè, ok. Partiamo da questi ministeri senza portafoglio, cioè il Ministero per i rapporti con il Parlamento. Ovviamente ho pensato a Pavel Nedved, perché? Perché rapporti con il Parlamento, nella mia immaginazione, è rapporti, diciamo che Pavel Nedved è vicepresidente, ma ovviamente come sapete ha un rapporto tra la squadra, quindi lo staff tecnico e così via, e la società, quindi i piani alti, le dirigenze e così via. Quindi Pavel Nedved lo vedo bene come questo rapporti con il Parlamento. Poi abbiamo il Ministero per la Semplificazione Pubblica e Amministrazione, che in realtà di semplice il nome non ha niente, diciamo che questo ministero l'ho associato a Blaise Matuidi. Perché? Semplificazione Pubblica e Amministrazione. Secondo me Matuidi è uno di quei giocatori che fa le cose nel modo più semplice possibile. Quindi semplifica il gioco, pur ovviamente facendo un gioco che alla fine è efficace, però lo semplifica, fa le cose semplici senza strafare, cosa che sarebbe una cosa, una prerogativa importante per un calciatore a quei livelli. Poi affari regionali. Ho messo Miralem Pjanic, perché, vabbè, ovviamente c'è una buona forzatura, diciamo così, Miralem Pjanic, perché per me affari regionali, quindi il rapporto tra Stato e Regioni, vedo un po' una specie di registro, un po' quello che è Pjanic, cioè che è un rapporto tra insomma, le varie parti della squadra, quindi le varie regioni, le varie zone di campo e così via. Quindi Pjanic, che è un po' regista, il fulcro del gioco, è il nostro ministro per gli affari regionali. Poi il Ministero per la coesione territoriale e Mezzogiorno, mi ha messo Stefano Sturaro, che come sapete ha un buonissimo rapporto col Mezzogiorno, quindi col Sud Italia, in particolare con Napoli e in particolare con i ragazzini dodicenni che chiama Gomorra, quindi diciamo che è sicuramente il più adatto per questa coesione territoriale, sicuramente proprio adattissimo. Per lo sport, Ministero per lo sport, mi ha messo Fabio Paratici, perché lui è quello che, dirigente sportivo, che ha questo incarico di sondare il mercato, quindi dal punto di vista prettamente sportivo e quindi tralasciando discorsi economici, amministrativi e così via. Passiamo ai ministeri quelli col portafoglio, quindi quelli ricchi. Affari esteri e cooperazione internazionale, ovviamente Beppe Marotta, quindi cooperazione internazionale, per quello è l'amministratore delegato, è quello che ha i rapporti con i club del mercato e così via, quindi diciamo che è un po' un discorso importante, no? Quindi direi che sia la persona migliore, affari esteri, quindi con gli altri club. Ministro dell'Interno Gigi Buffon, dell'Interno perché è quello che in teoria dovrebbe conseguire insomma, la sicurezza all'interno dello Stato, e diciamo che Buffon è un po' quello che fa, lo Stato è un po' la porta, ma comunque la sicurezza anche del nome, della Juventus, diciamo che è uno dei ministeri più importanti, più difficili da seguire, e quindi Buffon credo che sia la persona migliore, con sottosegretario Szczęsny perché è il vice chiaramente. Ministero della Giustizia, Mario Mandzukic, anche se dovremmo chiamarlo più che Ministero della Giustizia, Ministero della Vendetta, visto che Mandzukic di giustizia, diciamo che ha tutta una giustizia un po' tutta sua, ecco, diciamo così, per quanto riguarda Mandzukic, quindi un po' lo modifichiamo con Ministero della Vendetta o delle lame, dei coltelli. Ministero della Difesa, quindi è Barzagli. Barzagli che è un po' il fulcro della difesa e che per età e tutto quanto direi che potrebbe fare benissimo questo incarico qua, con sottosegretario mettiamo Benatia, che è un po' il suo vice, ovviamente è titolare Benatia, ma è il suo erede, diciamo così. Economia e finanza, Aldo Mazzia, Mazzia dovrebbe essere giusto la dicitura, perché? Perché Aldo Mazzia è colui, è il Beppe Marotta della parte finanziaria della Juventus, quindi praticamente è uno di quelli che si sente e si vede poco, ma è uno di quelli che regola i conti all'interno della Juventus, un personaggio influentissimo, importantissimo per la gestione del bilancio della Juventus,
poco nominato, ma sicuramente, cioè, proprio fa la differenza alla pari di quelli che fanno i suoi colleghi dalla parte tecnica del lavoro all'interno della Juventus. Sviluppo economico, Giorgio Chiellini, perché come sapete è laureato in economia, anche si è laureato magistrale l'anno scorso, quindi diciamo che vuole associare una cosa che a lui piace tanto. Politiche agricole alimentari e forestali, vabbè, Gonzalo Higuaín chiaramente il riferimento è a quelle alimentari, più che il resto, visto che forestali non vedo il senso e agricole un po' nemmeno, però visto che c'è il discorso cibo direi che li mettiamo Gonzalo Higuaín. Ambiente e tutela del territorio e del mare, Sami Khedira, qua l'ho vista come sempre un po' un discorso di territorio, metà campo, tutela del territorio, quello che un fa po' lui, insomma, tutela il centrocampo e fa un po' da raccordo tra la fase offensiva e la fase difensiva, tutelando un po' l'integrità della squadra. Quindi l'ho vista un po' una forzatura che ho visto in questo modo per cercare di trovare un nome. Infrastrutture e trasporti. Ho messo Stefan Lichtsteiner, perché è il nostro treno svizzero, quindi treno, trasporti, diciamo che ci stava. E il sottosegretario Douglas Costa, perché mi è venuto in mente quando parlo di Douglas Costa come una specie di mezzo di trasporto molto veloce e molto rapido, quindi diciamo che anche lui un po' per il discorso di Lichtsteiner, la prestanza fisica e così via. Lavoro e politiche sociali, Carlo Pinsoglio, e questo non so perché l'ho messo, in realtà credo che sia perché al di là di lavoro che è importante, e Pinsoglio è un oratore, politiche sociali non ho mai capito cosa siano, quindi nel dubbio io l'ho messo perché da qualche parte pur dovevo metterlo, sto parlando di Pinsoglio, comunque alla fine diciamo che possiamo metterlo qua perché comunque nonostante tutto è un grande lavoratore perché i terzi portieri non giocano le partite ma si allenano alla pari degli altri, quindi senza nessun motivo di poi insomma rendimento in campo, però fanno il loro lavoro, lo fanno bene. E talvolta appunto politiche sociali, quindi questo discorso del sociale, sono importanti all'interno del spogliatoio, quindi giocatori come lui, poi anche Chiaro Manning e Robinho, sono giocatori che sono importanti più per lo spogliatoio che per il campo, e quindi politiche sociali, l'ho inteso un po' così. Istruzione, università e ricerca, ovviamente ho messo Massimiliano Allegri con sottosegretario Landucci, perché istruzione è colui che istruisce nella tattica e così via, i giocatori, quindi è un po' il maestro in questo caso, e quindi colui che ha l'importante impegno di istruire, insomma in qualche modo, ricercare appunto delle alternative al gioco e così via. Beni e attività culturali e turismo, ho messo Claudio Marchisio, non perché sia qualcuno che ci tenga molto alla cultura, ma più che altro perché è sempre in giro al mare, quindi turismo, più che altro per il turismo, perché si delizia sempre con i suoi selfie nei posti tropicali e così via, quando ovviamente ci sono le varie pause, quindi diciamo che lui fosse la persona più indicata. E infine, il Ministero della Salute lo diamo a Benedikt Óvedes, perché? Perché non è mai in salute, quindi chiaramente credo che il migliore ministro per la salute sia colui che di salute ne sa molto, perché non lo è mai in salute, appunto. E quindi diciamo che talvolta quelli che sono più esperti in salute sono quelli che sono sempre malati, perché o malati comunque rotti in quel tal senso, perché sanno un po' tutto ormai. Quindi diciamo che è un po' un ministro onorario, ecco, diciamo, della salute appunto per l'esperienza accumulata in quest'anno in particolare. Detto questo ragazzi, questo è un esperimento così divertente, carino, così alternativo per un po' stemperare i toni di questa campagna elettorale, di questo momento politico particolare, parlando di Juventus che a noi piace molto e quindi cercando di trovare qualcosa di così. Io spero che ovviamente il prossimo governo sia più abili di quelli che potrebbe essere il governo formato di Juventini, perché in effetti Sturaro coesione territoriale a mezzogiorno è che sia proprio il massimo della cosa, quindi speriamo che in quel tal caso mettano qualcuno di più competente. Detto questo ragazzi, spero che vi sia piaciuto, qui sotto se volete riguardatevi i vari ministeri sul sito appunto del governo, praticamente del Consiglio dei Ministri, non mi ricordo neanche più quale sia il sito, e magari mi accostate il vostro nome, magari che siete verso il mio, magari nomi di Juventini passati e così via, cercate voi di vedere cosa fare, potete anche voi divertirvi nei commenti qui sotto, poi ne parliamo come sempre e discutiamo, perché questo qua è un video tranquillo, quindi non voglio arrivare a discorsi politici, voglio parlare solo di una cosa, cioè, veramente una roba così stupida. Forza Juve come sempre, e mi raccomando ragazzi, andate a votare perché è un diritto e un dovere. Sì. Ciao.